Sono 12 in tutto i tifosi di calcio, 5 dell'Aquila e 7 del Francavilla finiti agli arresti domiciliari ed oggi processati per direttissima nell'ambito degli scontri avvenuti nel pomeriggio di domenica a Francavilla al Mare prima dell'incontro tra le due squadre che militano nel campionato di Serie D nella fase di accesso al parcheggio destinato ai tifosi ospiti. 40 tifosi di Francavilla provenienti da una strada laterale hanno lanciato vari oggetti fra cui accendini, bottiglie e bastoni in corrispondenza della rotatoria sulla via nazionale Adriatica. I 7 francavillesi detenuti in casa hanno tra i 19 e i 40 anni, gli aquilani tra i 23 e i 42 anni. Sono stati arrestati grazie alla legge che permette l'arresto indifferita con la fragranza di reato spostata anche al giorno dopo, possibile per le accuse di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Ovviamente le riprese audiovisive hanno consentito di focalizzare l'attenzione sui responsabili dei tafferugli e anche di avere un quadro della situazione completo e ben definito. Ma oltre a questo, direi che è stato fondamentale lo sviluppo del raccordo info-investigativo fra i colleghi di Chieti e i colleghi dell'Aquila. Ai tifosi del Francavilla sono contestati anche i reati di rissa e resistenza pubblico ufficiale perché due militari sono finiti al pronto soccorso. Purtroppo due carabinieri hanno riportato 7-5 giorni di prognosi per delle contusioni che hanno riportato durante l'attività di contenimento dei disordini fra le due tifoserie. Disordini purtroppo che bisognava aspettarsi perché le due tifoserie hanno già dei precedenti sotto questo profilo. Noi speriamo sempre che tutto vada per il meglio, noi insomma ci prepariamo sempre a contenere tutte le possibili degenerazioni delle manifestazioni. Il dispositivo di ordine pubblico era insomma abbastanza robusto, erano impegnati oltre 30 militari. D'altra parte possiamo anche dire che insomma è stato l'immediato intervento del contingente di ordine pubblico che ha evitato la degenerazione della situazione. State valutando altre posizioni anche per i DASP? Sì, adesso si svilupperà attività investigativa nel senso e vedremo quello che potremo definire meglio.